La manifestazione è nata dallo spirito filantropico di mia moglie, che in vita ci teneva molto a coltivare e incrementare lo studio per i giovani, ritenendo che la nostra società possa migliorarsi solamente se si migliorano i giovani e si dà quel senso di responsabilità agli studenti. Per cui in vita lei ha adottato parecchi ragazzi del Perù, dell'Africa, del Congo, proprio per dar loro un'istruzione, per farli crescere, diciamo, consapevoli delle responsabilità che la società fondava su di loro. È morta mia moglie, quello che è stato, che era il reddito della sua liquidazione di fine rapporto. L'abbiamo impiegato, abbiamo pensato, io ho pensato con l'accordo dei miei figli di destinarlo ai giovani studenti bisognosi e non, ma soprattutto meritevoli, perché lo scopo è quello di migliorare, di far capire ai giovani l'importanza dello studio e l'importanza di essere in società. E quindi è nata questa ONLUS nel 2004 con atto per notar Sant'Angelo, e dal 2005 abbiamo cominciato a dare queste borse di studio. Solo quest'anno le ho portate a Sant'Anastasia, dove mia moglie è vissuta, perché a Sant'Anastasia per il passato non c'è stata un'intesa con l'amministrazione comunale, per cui gli anni scorsi le ho date agli studenti universitari, gli studenti di Scampia, gli studenti di San Giovanni a Teduccio. Quest'anno l'abbiamo portata qui e mi auguro che possa essere l'inizio per continuare anche per gli anni prossimi. Il Consiglio all'unanimità decide di assegnare numero 10 borse di studio di 300 euro cada una ai seguenti studenti che hanno concluso il primo ciclo di studi medi. Fontana Marcello. Poi di assegnare una borsa di studio di 400 euro a Frassolino del Liceo Classico Padre Gregorio Re. Qui occorre precisare che le borse di studio messe a concorso ne erano 4 e però solamente il Liceo Padre Gregorio Rocco ha concorso con lo studente Frassolino che ha preso la borsa. Altre che non sono assegnate perché non c'erano richiedenti. Poi una borsa di studio di 500 euro a Montalbano. Shown in my chamber there, nor will
Oh, my God.